Let's talk about sex. Oggi è una puntata che inizia, almeno inizia in modo un po' diverso e particolare, perché abbiamo un ospite per l'ospite. Orco Can. Perché ogni tanto Maurizio porta dei libri. Stavolta al contrario, noi abbiamo ricevuto un libro di un autore che conosciamo, però la materia. Faccio vedere. Lo mettiamo anche in grafica. Sì. Nonostante sia un libro in cui ha delle parti sulla prostituzione, non è una marchetta. Volevo avvisare. Così. Ed è insomma un libro su un argomento che il professor Bini conosce talmente bene che abbiamo pensato, anche proprio per rispetto nei confronti dell'autore, perché sicuramente maneggerà con una maggiore competenza l'argomento il professore. Pensa quante cazzate avremmo detto noi. Quindi faccia lei. Intanto Emiliano Reali, l'autore, che è al telefono. Emiliano a Roma, perché lui è romano. Buongiorno Emiliano, benvenuto. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti voi. Ciao. Ehi, buongiorno. Noi buongiorno. Ti diamo proprio nelle mani, nelle braccia, nelle fauci anche un po' del dottor Bini. Per parlarci di questo tuo libro. Allora, io prima cosa devo fare, loro lo sanno che io soffro della sindrome di Grenet, però magari... Samantha? Non mi conosce, perché quando ero anni fa, ero in televisione e stavo parlando di una cosa che studiavo da 30 anni, cioè se era meglio fare una biopsia per la PGS in terza giornata blastomerico e in quinta giornata blastocistica. E la Samantha de Grenet si alzò e disse: io non sono d'accordo. E poi venne la sigla. Allora, da quel momento io cerco sempre occasioni di argomenti in cui non ne so niente per dire non sono d'accordo, quindi se qualsiasi cosa io dirò, magari la Samantha sta in ritardo di due minuti. Lei magari quindi se qualche cosa che dirò lei la percepisce come critica, ci metta questa attenuante generica. Allora, il libro si intitola Bambi, storia Bambi. Di una metamorfosi. Ok, allora io purtroppo faccio questo mestiere di trattare le persone che adeguano il genere da ormai 30-35 anni e volevo solo rimango più sul tema che non sul libro in modo particolare. Ci sono due o tre cose che mi hanno un po' colpito. Vogliamo che l'autore intanto spieghi magari cosa storia. Parla il tuo libro, Emiliano, la storia del tuo romanzo. Ma diciamo che la storia di Bambi parte ormai dal lontano 2009, quando pubblicai il primo libro della trilogia. Sono infatti questo libro, Bambi, storia di una metamorfosi, raccoglie un'intera trilogia che ho pubblicato nel corso degli anni e racconta la storia di questo ragazzo Giacomo che attraverso poi un percorso psicologico di vita e anche medico raggiunge quella che è la sua libertà, quindi sceglie di essere quello che sente e quindi ci sarà tutto un percorso di adeguamento che porterà Giacomo a trasformarsi in Bambi con una serie di vicissitudini. Ovviamente è un romanzo nel quale ci sono anche tanti altri personaggi, un'opera corale. Diciamo, volevo sottolineare che io per scrivere questo romanzo ho vissuto realmente con delle persone transessuali per 6 mesi, quindi io vivevo con loro, qualche volta rispondevo anche al telefono ai clienti facendo la voce in falsetto e addirittura quando c'erano dei clienti che arrivavano a casa, queste volte mi hanno nascosto tipo al bagno nell'armadio, quindi diciamo ho vissuto all'interno. Aspetta, in che senso? Cioè clienti di che tipo? Molto spesso le persone transessuali sono costrette a prostituirsi la nostra società non gli dà modo di poter lavorare, perché quando una mia amica, per esempio italiana, andava a fare dei colloqui di lavoro, vedevano l'aspetto femminile, il documento al maschile, erano una serie di risate, discriminazioni e non veniva mai assunta. Chiaro. Quindi qualche volta sono anche stato con la paura chiuso nell'armadio mentre magari una mia amica era con un cliente, perché mi diceva: no, non fai in tempo ad uscire, rimani là. Quindi quando si dice a cognizione di causa, quando si dice prepararsi alla stesura di un romanzo, tu l'hai fatto proprio a tutto tondo. Sarebbe un reato diciamo, però non importa. Anche nel libro c'è un reato che è un'omissione di soccorso, ma insomma dettagli insomma. Allora, due piccole cose. La prima, ce l'aveva quasi fatta, cioè a pagina 217 un transessuale finisce sotto le ruote. I transessuali, per 82 volte più di ogni eterosessuale nella letteratura, nel cinema, finiscono sotto le ruote. Come mai? Appunto, perché c'è qualche cosa finiscono sotto le ruote, in questo caso motorino. Il vantaggio grosso è che un motorino quindi non decede, però tendenzialmente io quando succede chiudo il libro o esco dal cinema quando decede, perché il tasso di mortalità o di incidenti nelle minoranze sessuali nel cinema, nella letteratura, nel modo comune, perché i letterati e i registi cinematografici crescono prevalentemente pascendosi di altra letteratura
letterature di altri, ah, giusto, di altri film, così, cioè, così, giustamente, quindi tendono un po' a ripetere lo schema della questione. Quindi la prima cosa è, mancavano 15 pagine, ho detto che bravo, c'è solo un eterosessuale in coma, ed ero così contento, ho detto. Poi, Emiliano, come rispondi a questa cosa? Allora rispondo dicendo che posso credere al fatto che spesso accade questo, ma può accadere anche perché spesso le persone transessuali, facendo la vita e facendo la strada, stavo scherzando. Però nella fattispecie dobbiamo dire che la protagonista transessuale del mio romanzo, sì, usciva da un provino a Cinecittà, quindi sì, lei era felicissima perché era stata presa e parlava al telefono come una pazza, non guardando, mentre attraversava. Da distratto, quindi... un po' svampita. E tu me la fai finire sotto la moto. Ma decide lui. Contenta. Ma decide lui lo scrittore. Ascoltiamo, io devo dire, non è morta. Non è che è già una roba stratosferica. Però il libro, nel senso. Sì, sì, no, questa è una prima. Un dettaglio. Invece... Poi ci sono un aspetto, per esempio, quando parla della psicoterapia. Ecco, lì è un po' più complicato perché in realtà credo che alcune associazioni transessuali potrebbero avere delle rivendicazioni sul fatto che si cita la psicoterapia come indispensabile per il percorso di transizione, perché vengo proprio in questi giorni da una lunghissima estenuante discussione con il Ministero della Sanità per scegliere la parola giusta, che non può essere terapia, che non può essere aiuto, e che insomma si deve usare la parola supporto, proprio perché la psicoterapia prevede che una persona abbia bisogno di questa cosa, no? Quando uno propone una psicoterapia a una persona che transita, quello subito cita i culturisti e dice: ma quelli lì si fanno più ormoni di me, si rovinano il corpo più di me, e nessuno li manda a fare la psicoterapia, certo, che è una giusta rivendicazione, certo. Quindi in realtà non è indispensabile la psicoterapia, è indispensabile fare un supporto, okay, di carattere psicologico, e con un vissuto molto negativo di quelli che devono essere il dio che decide sì o no, no? Perché, certo, non è che lo psicologo è lì e dice no. Anche se è vero che deve mettere una firma su un documento che autorizza la mutilazione corporea di una, sì, persona in genere, sì, giovane. Emiliano, stiamo usando il tuo libro per fare anche dell'informazione, sì, sull'argomento. Noi normalmente facciamo questo in questo programma. Sì. Okay. Però veniamo invece alle cose interessanti di cui parlavamo anche fuori onda su questo romanzo, che comunque è uno spaccato. Sì, 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 no, ha dentro tante cose. Ma l'ha tutto segnato, sottolineato. Oh, Emiliano l'ha segnato tutto, l'ha letto con attenzione. No, glossato, assolutamente, sì, con le pagine. Sembrava un Corrado Augias con tutte le cose che avevano dentro e così via. Per esempio, ha delle cose che sono molto vere, no? Una cosa vera, per esempio, è la necessità di essere guardati, cioè nella nostra società, sbagliando, perché le femministe, per esempio, ce l'hanno molta morte con questa cosa, il femminile è un po' definito dallo sguardo maschile, cioè il femminile si adegua sul desiderio maschile e si sente più femmina, sì, più il desiderio del maschile viene portato lì, certo. Quindi in questo percorso, per esempio, la sfida a tante cose pericolose avviene anche per questo piacere, no? Ci sono persone che potrebbero benissimo non fare la prostituzione o non fare cose pericolose, però il bisogno profondissimo di rafforzare la componente femminile dallo sguardo maschile, il desiderio maschile, comporta che le persone corrano dei, okay, rischi. C'era questo aspetto nelle, sì, tue intenzioni, cioè, Emiliano? Desiderato assolutamente sì, e mi date lo spunto anche per parlare dell'immagine di copertina del libro, se potete farla rivedere, sì, perché è una persona alla quale io tengo molto, che è Andrea Berardi Curti, in arte la Cardu Pignè. Lei è stata un'attivista per i diritti LGBT per tanti anni, ed è una di quelle persone che, quando ha letto il mio libro, mi ha detto: io ci ho trovato molta verità, ho ritrovato molte pagine della mia vita, il desiderio di essere ammirata, di essere vista. Perché noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che queste persone molto spesso vengono identificate dalla società e dalle persone come degli scherzi della natura. Certo. Quindi sono persone, certo, che per una vita si sono sentite all'angolo, al margine, discriminate. Quindi poter essere apprezzate, poter essere guardate, per loro è una rivincita. Chiaro, anche il una fatto rivalsa, stesso, certo, anche certo, il fatto a volte di prostituirsi ed essere pagate, per loro il fatto di pensare: questa persona viene con me, mi sta pagando, se mi paga vuol dire che sono veramente bella, ho un valore. Sì. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Senti, Emiliano, dietro c'è un'esigenza psicologica. Il tuo, certo, libro sta facendo anche un po' un piccolo giro d'Europa, o sbaglio? L'hai presentato un po' in giro, visto che ci sono anche delle versioni, o sbaglio, internazionali? Giusto? È stato, diciamo, il primo volume della trilogia, esatto, è stato tradotto in spagnolo per la Spagna e per il Messico.
Beh. Sì, assolutamente, per il resto d'Europa ci stiamo attrezzando. Ok, bocca al lupo. Allora, cosa vorrei aggiungere? La seconda cosa è un libro pieno di rivincite, diciamo così, no? Nel senso, per cominciare, una serie infinita di lieti fini, che è già una cosa abbastanza rara per una tematica così complessa, e poi a tutte le vendette si consumano tutte, diciamo così. Una cosa che dico all'autore, insomma, per quanto l'eterosessualità sia una tragedia, ci sono dei maschi migliori di quanti vengano descritti in questo libro, no? Io sto parlando di me, maschi migliori, esattamente, cioè nel senso che viene fuori un maschile molto brutto nel... Forse però serviva per contrasto alla storia. Emiliano, è così più o meno? Sicuramente il maschile che viene fuori è il maschile con il quale molto spesso hanno si devono interfacciare le persone omosessuali, certo, o le persone transessuali. Quello che io ho voluto tirar fuori è l'immagine della discriminazione che molto spesso ancora le persone devono affrontare e devono subire. Certo. Quindi son d'accordissimo con voi che ci sono tantissimi maschi e ragazzi eterosessuali che sono tolleranti, che sono inclusivi, che sono accoglienti, ma io dovevo dar voce a quello che subiscono ancora tante persone. Sì. Che non si sentono neanche protette, perché poi ci viviamo in un paese dove quando viene affossato il DDL Zan si battono le mani e si applaude come se si fosse allo stadio. Sì, quindi io dovevo smascherare quell'aspetto bruttissimo della società. Certo. Non era una demonizzazione in generale dell'eterosessualità, ma dell'eterosessuale discriminatorio e omofobo. Certo. Sì, sì, ecco, diciamo così che nella complessità delle varie figure, cioè un aspetto positivo del maschile mi sarebbe un po' più piaciuto. Tanto poi scrive il quarto e lì sarà un maschio bravo. Perché la De Pugnier l'ha incoraggiata, no, a fare il quarto libro, no? Quindi... Sì, però professore, le posso dire una cosa, certo, che ci sono degli aspetti positivi del maschile. Se lei pensa per esempio a Saverio, il padre di Desideria, sì, quindi un sì, uomo di 80 anni del meridione italiano che accoglie la figlia, il figlio, anche quando scopre che è un travestito. Sì, ci sì, sono sì, anche altri esempi positivi nell'arco del libro. Magari lei si è soffermato su quelli negativi, no, perché ma si è sentito chiamato in causa. Diciamo così, un 82enne che muore precocemente appena dopo aver visto il figlio è un po', cioè ha poco tempo per l'elaborazione della cosa particolare. Cioè nel senso che secondo me ci esiste una tipologia che manca, ecco, una tipologia che manca, nel senso che aggiungerai ma magari non, perché tolleranza è, c'è una forma di discriminazione al contrario, insomma, assolutamente, diciamo, io parlo di inclusione, non di tolleranza. Sì, comunque sì, Saverio, sì. Saverio, mi scusi, Saverio non muore subito dopo che ha visto il figlio. Saverio dice al figlio che lo sapeva da sempre, sì, lui sì, la cosa importante era che lui fosse felice perché era il figlio e lo amava, e spero che aspettava che il figlio avesse il coraggio di confessarglielo. Sì, quindi sì, è una cosa che ho visto. Messaggio forte, anche perché tuttora, anche se sembra magari parlare dell'Italia di chissà quanti anni fa, tuttora queste problematiche esistono, no? Professore, ma l'avrebbe letto al supermercato un po' alla volta o l'avrebbe comprato? Non è un libro che si può leggere al supermercato, no, l'avrebbe comprato, perché devi sapere, Emiliano, che il professore, quando questo è il nostro, la nostra asticella. La nostra asticella, lui quando ritiene che non siano interessanti li legge al supermercato. No, quando non vuole incoraggiare l'autore a scriverne un altro. Quindi il fatto che il tuo abbia detto non al supermercato è la recensione più positiva. No, stiamo scherzando ovviamente. Senti, stavo pensando, Emiliano, che il tuo libro sarebbe bello se facesse una versione cinematografica al Almodovar, cioè pensato. Lui lo dice proprio dentro qua. Ah, vedi? Vedi, sì, sì. Beh, guarda, in verità, Rosario, io c'era un progetto molto grande a livello internazionale per una serie che poi è saltato. Tu sai anche le dinamiche perché te ne parlai una volta. Sì, me ne avevi parlato, sì, me ne avevi parlato. Ma nulla esclude che questo possa avvenire. Allora, ci stiamo muovendo, anche perché credo che il romanzo si presta molto. È molto orchestrato. Voglio fare il protagonista. Sì, Tony, non hai le caratteristiche fisiche. Vabbè. Allora, Emiliano Reali, Bambi, storie di una metamorfosi, Avagliano. Mi incuriosisce molto. Editore, molti ascoltatori, ti dico, durante questa intervista si sono incuriositi, quindi Emiliano 33 mi raccomando. Il professore no, perché quello è già ricco lui, quindi non ha bisogno di proventi. Va benissimo, in bocca al lupo, grazie, grazie Emiliano, arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci, ciao.